Ciao ragazzi, oggi vi faccio conoscere un ristorante con una vista mozzafiato. Mi trovo sulla Promenade di Battery Park City e sto andando da Mezze on the River. Ecco ragazzi, vi faccio vedere l'ingresso d'arco di Mezze on the River e di fronte a noi c'è tutto il New Jersey che si vede dalla Esplanade di Battery Park City. Guardate che vista! E abbiamo chiesto espressamente di stare all'esterno. Abbiamo anche il One World Trade Center che torreggia su di noi. Si sta abbastanza bene all'esterno. Il locale è arredato in maniera, diciamo, romantica, ideale per una cena a lume di candela. E adesso vediamo anche com'è a livello di food. E come sempre guardiamo il menu insieme. Visto che poi mi chiedete quanto costa, ecco qua, semplice semplice, vi faccio guardare il menù. Qui c'è il beverage che non mi interessa e io, se vi devo dire la verità, sono abbastanza indeciso. Mi prendo qualche minuto. Ecco ragazzi, il Flying Octopus, il polpo volante, è quello che ordinerò. Direte perché si chiama volante? Lo capirete tra poco. Ebbene amici, stasera si mangia a base di pesce, ma con cucina americana. Ho scelto una bella tartare di salmone e poi il loro polpo volante molto particolare che vi farò vedere quando arriva. Bene amici, iniziamo male. Acqua San Pellegrino, e non è questo il male, bensì il fatto che sia calda, quindi ora do un po' di fastidio, me la faccio cambiare. Ed ecco lo starter, la tartare di salmone, abbastanza diversa da quella che servono in Italia. Sembra quasi cotta, non ho mai mangiato una tartare qui a New York. E come contorno queste patate che credo siano la feta. Non voglio fare il lamentoso sempre, ma non ci siamo proprio con il servizio. Il cameriere mi ha chiesto gentilmente di non cambiare l'acqua ma di portarmi del ghiaccio. Ho accettato, ma giustamente secondo lui lo devo prendere con le mani. E quindi adesso mi toccherà chiedere un cucchiaino. Allora amici, alla tartare do un bel 10. Veramente eccezionale, era buonissima, molto diversa da quella italiana, ma veramente eccezionale. Le patate invece sono tutte lì, non perché non fossero buone, ma perché diciamo che sono un purista, cioè non mi piace imbastardire i sapori, soprattutto con il pesce, quindi questo formaggio con il pesce non mi ci azzeccava proprio. E mentre aspetto il polpo, vi ricordo la vista con la quale si cena in questo posto. Veramente bella e meno comune del solito, perché sai, di solito si vedono queste viste di Manhattan, invece da qua vediamo benissimo il New Jersey. Ed ecco il perché del Flying Octopus, del polpo volante. Guardate che maniera particolare e coreografica di servirlo. Adesso speriamo che non sia solo coreografia, ma che superi anche la prova palato. Amici, polpo da 9, veramente delizioso, cotto alla perfezione. Sono rimasto molto piacevolmente sorpreso quando sono arrivato alla parte più grossa, la parte più carnosa. Era morbido che si scioglieva in bocca, ma non molliccio fastidioso. Il polpo è abbastanza difficile da arrostire, quindi possiamo dire che a New York City potete mangiare anche dell'ottimo polpo grigliato.
E niente, amici, devono migliorare sul servizio, non c'è niente da fare. Io ho finito, sto aspettando il conto, ma ho ancora l'acqua. E mi hanno tolto tutti i tovaglioli. Non posso nemmeno pulirmi dopo aver bevuto. Camerieri simpatici, ma da addestrare meglio. Conto amici, qui da Mezze on the River. Tartare di salmone $20, polpo $35, abbastanza caro ma in media. Calcolate la zona dove siamo, calcolate la vista che c'è, $70 più mancia. E usciamo insieme dal ristorante, così vi faccio rivedere ancora per l'ultima volta la meravigliosa vista. Guardate, l'ingresso è proprio sulla Esplanade di Battery Park City. Questo è Mezze on the River. Guardate il New Jersey. E come ultima immagine vi regalo lei, Lady Liberty.